Ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Pokémon versione Platino. Dall'ultima volta siamo rimasti qui all'edificio classe di Rupepoli. Direi innanzitutto usare il titolo e diciamo abbiamo sconfitto Sirius e ora dobbiamo andare a liberare i tre Pokémon dei laghi, quindi Azelf, Mesprit e Yuxi. Se non ricordo male, spero vivamente di non ricordarmi male, perché altrimenti sto sprecando delle queste risorse, diciamo, per così dire. E anche Saturno dovrebbe risfidarci nuovamente. Non volevo uscire. E quindi l'unica cosa che possiamo andare a fare è andare avanti per andare a vedere. Sì, mi pare che Plutino ci sfidava. Ok, infatti sì, ok. Ci sfida. Tre Pokémon, Golbat, noi mandiamo avanti Deku. E direi di mandare avanti Sparkle. E andiamo avanti da Shock, che per fortuna non fallisce. E non è pure più confuso. Meglio così. Ok, livello 37 Fighter, vuole imparare Forza Sfera. Direi proprio di sì. Al posto di Contropiede ci manda un Bronzor e direi di mandare avanti Deku. Direi tranquillamente usare Mega Sword, no, anche se era inutile. Ok, ci usa Sordiraggio. Però noi nonostante questo riusciamo ad attaccarlo. Per fortuna non si confondono subito. Uno, voglio vedere morso quanto i togli. Ok, pure fatto intendare KO. Ok, l'ultimo Pokémon ci manda Toxic Rock. Mi conviene cambiare Pokémon. Manda avanti Rainbow. E se sbaglio Raggio Aurora dovrebbe essere super efficace. No. Ok, no, non ce la fa a mandare KO però. E niente, mi tocca andare avanti. Ora no, alterno più o meno quelli già livellati, più che altro per il semplice fatto di cercare di non far salire tutto il livello 45 prima che gli ultimi membri arrivano al livello 44. Ok. E anche il nostro amico Saturno è stato mandato KO. Tanto qui ci si è aperto. E finalmente possiamo uscire. Allora, una cosa che sicuramente dovremo andare sarà non Monte Corona, ma non dalla parte di Memoride per andare verso Nevepoli, ma dalla parte di Cuoripoli. Quindi approfitto per curarmi, prendere un po' di strumenti e direi di salire. Ok, perfetto così. E ok. Approfitto pure per usare la bici, così almeno andiamo leggermente più veloce. Da.
Ok. Ah, non ho fatto acquisti però. Ok, sì, ce la dovrei fare, pelo però. Una cosa che se la ritro... Eccola. Sono i repellenti max. Questi ce ne serviranno veramente, veramente tanti. No, poi devo entrare dalla parte di... come si chiama? Di Mineropoli. Quindi... Però, pazienza. Siamo qui. Abbiamo fatto... Ok, otteniamo una proteina. Che metterò da parte per vedere... Chi è che ne ha più in difficoltà una volta che avrò più o meno la stessa quantità, stesso livello, vedo chi è che tra i membri della squadra ha più bisogno della parte di attacco e difesa, sia normale che speciale. Qui ci sono strumenti magari qua sotto, sì. Ok, una fune di fuga. Allora, da qui si esce, però lì avevo visto parte il repellente che è finito. Un altro strumento. Ok, otteniamo frana. E sarei quasi tentato di tornare qui, di insegnare a Torterra, visto che non ha imparato la terremoto, o meglio, devo prima capire se ho un modo di ottenerlo, magari non ne ho idea, non so se nei sotterranei si possono trovare MT, non credo. Strumenti sì, mi ricordo qualche strumento si poteva trovare tranquillamente, ma non mi ricordo se anche i... Se anche MT altri tipi di strumenti possono ottenere. Ok, flauto nero otteniamo. E Bellocchio ci fa andare avanti a noi. Perché? Perché semplicemente lui... pezzo stella. Perché lui se la fa... sembrerebbe se la fa sotto, oppure non si sente abbastanza in grado di poter battere il team Galassia, cioè può darsi dice troppo debole, però vediamo in che modo riesco. Ok, team gara prima regola la battuta, no? Ok, ok, andiamo avanti con la seconda e ci manda Markrow. Giusta provocazione, ma il problema non si pone perché abbiamo solo mosse offensive. Ok, ma lo sguardo... Giusta finta, ok. Diciamo in un certo senso non vedo l'ora che i Pokémon raggiungano tutti un livello mediamente alto. Ok, troviamo una pozione max. Allora, mi ricordavo bene che ci stavano strumenti qui. Qui c'è un ingresso. Non mi ricordo dove porta però. Ah, ok, in questa parte qui, qui c'è da usare cascata. E qui mi pare si portava uno strumento. Ok, il polvo stella. Allora, invece salendo verso sopra non si va, non mi pare che... No. Mi pare si andava, si saltava da questa parte qui un bel pezzo di strada, però io voglio andare avanti per quella più lunga, più che altro per, come dicevo prima, sempre per il discorso. Del ok, non spaccaroccio con me, del team Galassia, quindi per battere tutte le reclute, diciamo che se andando da quella parte si saltava questa regola qui.
andiamo avanti con loro. Ok, direi tranquillamente di mettere avanti Rainbow. Direi usare Surf. Ci manda di nuovo Ondor. E ora ci manda Golbat e ci conviene usare il nostro amico Sparkle per mandarlo giù. Ci usa pure per i non lenti, però non ha molto tutto questo effetto. Altra regola. E ok, ci manda Stanky. Oddio, volevo quasi utilizzare la diciamo mega assorbimento. Vediamo quanto ci togli, vediamo quanto togliamo noi con mega assorbimento. Ok, togliamo abbastanza, non dico chissà quanto per ok, fai il 38, non dico che ho sbagliato chissà quanto per recuperare, però un minimo ci va meglio. E ok, e anche Golbat. No, non è andato KO? Beh, uso forza di nuovo, almeno per non sprecare punti purenze di mosse elettro. Ah, ok, devo scendere. E noi sbucavamo da questa parte qui. Quindi non avremmo risolto nulla. Ok. L'unica è passare di qua. E ci finisce pure il repellente. E queste dovrebbero in teoria essere le ultime reclute, spero di sì. Ok, usiamo Surf. Ok, ci manda Glimmiao, io mando davanti Deku giusto per farlo arrivare a livello 44. Ok, ci manda BKO, livello 44 per Deku. E ordiniamo Deku insieme a Rainbow, così mandiamo, alleniamo anche lui un po'. Ok, direi di usare raggio aurora e attacco. No, ok, ma diciamo andiamo sempre avanti Rainbow, così magari riusciamo a salire forse pure con lui. Ok, e direi di andare di qua. Questo non ricordo se è l'ultima o la penultima diciamo ultima o penultima regola. Ok, se ci manda Grovagank non. Ok, l'ho rischiata però. No, ok. Sembrava troppo bello per essere vero. Voglio provare a usare Grovagank. Devo dire Fighter. Ok. Sembrerebbe che in verità sì. Fighter è veramente, veramente molto forte. Ok, siamo arrivati, questa è l'uscita. Sicuramente devo
dovrò fare delle rotte, tante rotte. Ok, uso iperpozione. Per fortuna sono arrivato, non dico alla fine, ma quasi alla fine, sono arrivato quasi incolume. Allora, zinco aumenta di difesa speciale, quindi ho una ricarica totale. Due proteine aumenta l'attacco. E la Master Ball qui per il nostro leggendario di game. Dovrò fare quando arriverò, tornerò a casa, dovrò fare cose parecchie, una bella cernia di cose. Diciamo che ora come unica e ultima lotta che andrò a fare è questa qui in doppio. Ok, direi usare la Giorola su Groagank e Foglia Lama su entrambi. Ok, rimanda stesso metro di attacco. E no, speravo che fosse più efficace, però così non è stato. Ok, ci manda l'ultimo che è Glemiao e direi di usare Morso. Ok, quindi sostanzialmente speravo di qualcosa di più, e quindi devo usare, mi sa, le ultime due super pozioni. Ok, più avanti non vado troppo, ecco qui, perché altrimenti sarei costretto ad andare avanti col gioco. E direi per questo video è tutto, ovvero leggermente più corto rispetto agli altri che faccio di Pokémon Go, di Pokémon Platino. Però da questo momento in poi c'è un pezzo bello lungo che vorrei fare tutto insieme. Quindi direi che per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di iscrivervi al canale, di seguirmi su tutti i social, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.